Un minuto di silenzio per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa da un suo ex paziente, una tragedia che ha scosso tutta la comunità toscana e non solo. A proporlo è stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, prima di dare avvio ai lavori della seduta d'aula del 3 maggio. Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta, per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza a tutta l'Assemblea legislativa, al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie. È difficile trovare le parole in questi casi, c'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che la sua i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possono avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'Assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo anche attraverso la giustizia. Dopo il sentito ricordo della dottoressa Capovani, in aula si è parlato della questione relativa alla sicurezza dei sanitari sui luoghi di lavoro. Sì, il dibattito ha fatto emergere, ovviamente, oltre al cordoglio per la vicenda della dottoressa Capovani, la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione, ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione. Ebbene, abbiamo accettato il rinvio in commissione, dove faremo insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore, anche a valle di una vicenda tragica come quella della dottoressa Capovani, confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente, vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti, e questo faremo nell'organizzazione dei lavori della Commissione che, una volta reinsediata dopo la pausa della metà legislatura, vedrà appunto convocate distinte sedute su entrambi i temi. Attualmente le indagini sono ancora in corso per quanto è accaduto, noi però dobbiamo immediatamente attivarci e lo dobbiamo fare anche a livello nazionale, perché abbiamo scoperto che la raccolta dei dati che permette ogni anno al Parlamento di avere un rapporto sulla questione delle aggressioni sanitarie in realtà non è possibile, perché ogni regione utilizza degli strumenti differenti e metodi di misurazione differenti del fenomeno, e questo non rende possibile di avere un panorama chiaro. Abbiamo chiesto all'interno della mozione del Partito Democratico, alla quale abbiamo votato a favore, di permettere all'interno della conferenza Stato-Regioni di arrivare a degli strumenti chiari per poter fare una fotografia esatta del fenomeno, e abbiamo anche fatto un'osservazione. I pazienti psichiatrici sono una categoria, ma non dobbiamo dimenticare che molto spesso le aggressioni che sono avvenute all'interno degli ospedali avvengono nei pronto soccorso, dove spesso le condizioni esasperate di lavoro degli operatori e il momento anche particolarmente difficile che vivono i familiari e le persone che sono ricoverate fanno sì che ci siano degli episodi anche particolarmente gravi, e questo è una questione di appropriatezza dell'intervento, quindi servono più personale, più risorse e un'efficacia e un'immediatezza dell'intervento. Bisogna fare attenzione anche a distinguere questi due aspetti e capire dove si può intervenire in via ordinaria, oltre a quello straordinario che è dovuto agli psichiatri naturalmente, ma anche alla magistratura. Sì, la tragedia della dottoressa Capovani ha colpito l'intera Toscana, ha colpito in particolar modo la città di Pisa, intanto per il dramma che è successo a questa donna, che è una morte sul lavoro, è bene dirlo da tutti i punti di vista, e poi un dramma che travolge le famiglie, tantissime famiglie. Pensate, ci sono tantissimi pazienti che si erano affidati in maniera importante la dottoressa, che si trovano senza un loro punto di riferimento. Quindi ci sono tante tragedie nella tragedia. Noi riteniamo che al di là del caso specifico comunque ci siano delle responsabilità politiche rispetto al contesto all'interno del quale questa tragedia si è sviluppata, che non avrebbero potuto evitare il singolo caso. È bene essere chiari, non vogliamo fare strumentalizzazioni in questo ambito, però nella gestione in generale della psichiatria ci sono tantissime responsabilità. Se
seduta solenne del Consiglio regionale dedicata alla Festa dell'Europa. Ad aprirla l'inno alla gioia e l'inno di Mameli suonati dall'orchestra Sarà Banda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello. Una giornata aperta da ragazze e ragazzi perché l'Europa è la loro casa. Viviamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare un modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Alla seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana è intervenuto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Quello che serve, ha sottolineato, è un'Europa che conti di più. Credo che il Comitato delle Regioni debba avere un ruolo ancora maggiore, ha spiegato il ministro, perché sindaci e amministratori regionali sono più a contatto con i cittadini. Così come mi sono sempre battuto perché il Parlamento europeo avesse potere di iniziativa legislativa. Un'Europa democratica e unita che deve contare di più. Credo nella NATO, ha continuato Tajani, ma nella NATO dobbiamo contare di più come Europa e noi italiani dobbiamo contare di più in Europa. Per farlo dobbiamo lavorare di più, partecipare, essere incisivi. Non possiamo fare a meno dell'Europa, non soltanto perché è la nostra vocazione e rappresenta la nostra identità. C'è dunque molto da fare, ma Tajani si è detto ottimista. Durante la seduta in aula sono intervenuti il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Europa del Consiglio regionale. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti, e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa. Abbiamo la fortuna di comunque avere un grande rappresentante oggi che è l'onorevole Tajani, che ha vissuto appunto l'esperienza anche a livello europeo, e credo che questo sia possa essere un messaggio, una testimonianza importante. Per quanto mi riguarda, mi è stato chiesto un intervento, sarà un intervento che di riflessione di quello che, della percezione che avevo fino a qualche tempo fa dell'Europa, e grazie all'esperienza sia sportiva che quella politica e quello che è successo nel post pandemia, quello che è stata appunto la riflessione di che cosa è successo, di cosa è cambiato e di che cosa questa l'Europa dovrà continuare a fare. I consiglieri hanno sottolineato l'importanza della giornata all'insegna dell'Europa. Sì, l'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere e costruire il proprio presente e il proprio futuro. È la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia
trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti come potrei citare quella dell'immigrazione. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Io voglio anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su tanti tavoli. Il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Non possiamo nasconderci dal fatto che su problemi epocali, perché questo è di fatto la questione, ci debba essere una maggiore convergenza e una maggiore comprensione di questo fenomeno. Io credo che oggi il governo italiano abbia dimostrato e voglia dimostrare ancora un approccio che guarda molto all'interesse nazionale nel contesto europeo, perché questo è indispensabile. A concludere la seduta solenne dedicata alla festa dell'Europa sono state le parole del presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Giornate dedicate all'Europa. In questo contesto il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che istituisce il premio miglior tesi di laurea David Sassoli, da assegnare alle tesi di laurea discusse negli Atenei toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa, un modo per ricordare un grande uomo delle istituzioni, David Sassoli. Negli anni di impegno come Presidente del Parlamento europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà. E allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. La soddisfazione del Presidente della Commissione Europa Francesco Gazzetti e del Vice Presidente della Commissione Giovanni Galli. Sì, c'è orgoglio, felicità, anche emozione, perché all'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima Commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno, e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione, dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale, e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa, perché è una proposta che porta alla firma di tutti i commissari e anche si è aggiunto il presidente del gruppo Italia Viva, Stefano Scaramelli, permette proprio di raggiungere questo obiettivo. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia e in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi,
di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo su, e siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione Toscana.